E Antonio Vizzi, lentinese di 20 anni, il nuovo portiere del Gela, andrà a colmare il vuoto lasciato da Giorgio Costanzo. Vizzi arriva dallo Scordia, ha già militato nella Raffadali, Pro Favara e Noto. Intanto la squadra continua la preparazione in vista della trasferta di domenica prossima contro il Due Torri. Si tratta del primo derby per la formazione biancazzurra. I gelesi stanno andando alla grande. Nelle prime 2 giornate di campionato hanno conquistato 4 punti e domenica scorsa al Presti contro il Sersale è stato un belvedere. Ma dove può arrivare questo Gela? Noi abbiamo chiaro qual è il nostro percorso. Dobbiamo mantenere ferma la nostra identità, che è quella di una squadra umile, operaia, una squadra che ha voglia di fare bene. Siamo molto contenti dell'inizio di campionato. Penso e sono sicuro che se manterremo intatte queste caratteristiche, che se ci seguiranno per tutto il campionato queste caratteristiche, io credo che il Gela possa fare un campionato assolutamente dignitoso, facendo anche divertire con un buon gioco il nostro meraviglioso pubblico. Quanto questo buono sarà, è chiaro che lo verificheremo di domenica in domenica. Siamo solo all'inizio, però questi risultati ci danno molta autostima, ci danno molta serenità e ci permettono di lavorare bene in settimana. Dopo l'arrivo del portiere Vizzi manca un altro tassello, si tratta di un difensore centrale. Stiamo lavorando, sto lavorando, come ripeto da parecchio tempo, non vogliamo sbagliare. Vogliamo prendere un elemento che sia confacente al nostro progetto e con calma e in maniera molto ma molto attenta penso che completeremo l'organico con questo ulteriore tassello. È chiaro che chi deve venire a Gela deve avere le caratteristiche che cerchiamo noi. Deve essere un giocatore che ha fame, che ha voglia di emergere, che vuole essere protagonista. Per la trasferta di Igliaca di Piraino di domenica prossima, i tifosi della curva Angelo Boscaglia hanno organizzato un pullman al costo di €15, escluso il biglietto allo stadio. Per adesioni o informazioni, rivolgersi alla cartoleria Pausa Internet di via Venezia 316 a Gela.